Allora, intanto a nome di tutto il corpo agonistico acquese e della città di Acqui, un grazie ancora a tutti voi e spero che questa sia stata una serata piacevole, che vi sia piaciuta e vi abbia fatto passare veramente un'oretta di divertimento e una cosa godibile. Noi ci siamo qui appunto grazie a chi ha organizzato questa serata e quindi la banda di Asti, la BIM interprovinciale, e quindi vorrei qui vicino a me, perché volevamo portare un ricordo della nostra banda al presidente della banda di Asti, Romeo, e se c'è ancora il sindaco, e chiamerei anche qui di nuovo Osvaldo Poggione. Vabbè, se sei in abiti di lavoro è perché comunque in queste manifestazioni qui c'è da suonare, da far dar piacere, ma anche da lavorare, quindi sono tutti... No, questo non è nostro, sono questo. Devo stare più indietro, mi dicono, io sono abituato a stare vicino alla gente. No, vicino alla gente. Allora, andiamo un po' a testa. Allora, ok, allora in questi libri che ci fa piacere donarvi c'è 150 anni della nostra storia. Noi nasciamo nel 1839 come filarmonica e poi nel frattempo ci siamo evoluti, ci siamo cambiati mille persone, mille cose, e è sempre stato un piacere però condividere con tutti, soprattutto con la città di Acqui e con tutti quelli che abbiamo incontrato la nostra musica. In questi libri che ha scritto Monsignor Gagliano, che è stato per tanti anni il priore del Duomo di Acqui, c'è appunto un pochino della nostra storia e volevamo appunto condividerla con tutti voi, non potendo darne uno a testa, mi spiace, lo diamo simbolicamente all'amministrazione, alla banda e all'Ambima. Poi. Colgo l'occasione, visto che siamo qui, ci facciamo anche un attimo di pubblicità. In questi giorni ad Acqui c'è la festa patronale, lunedì noi rieseguiremo praticamente questo concerto, cioè prima e dopo l'esecuzione dei fuochi, saremo in una bella cornice perché è quella della piscina di Acqui, all'interno della piscina. Se qualcuno di voi ha voglia di farsi un giro ad Acqui, noi siamo lì e siamo contenti di rivedervi. Voglio ringraziare nuovamente il presidente del corpo bandistico acquese, e anche noi avevamo pensato a un piccolo omaggio per questa serata. Grazie a tutti e invito il pubblico. Sono qua? Sì. Ah. Sì. Ringrazio tutto il pubblico che ha partecipato e vi ricordo che la prossima esibizione sarà sabato 30 con la banda di Cassine e quella di Costiglione. Grazie.